Sinfonia, c'è un dopo bus. Bolle e bolle sta pasta, ora siamo cool. Tra Napoli e San Francisco, un ponte virtuale di scambi economici e culturali, la capitale dell'innovazione tecnologica planetaria incontra la creatività dei giovani campani per una sfida a colpi di idee. Dal Vesuvio alla Silicon Valley e il ritorno è la competizione tra proposte innovative per rilanciare l'imprenditorialità del territorio partenopeo attraverso il confronto e lo scambio di esperienze con le aziende della Silicon Valley. L'evento è stato presentato al Palazzo dell'Innovazione e della Conoscenza con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e professionisti del panorama imprenditoriale internazionale. Si consolida un lavoro di squadra che si sta già facendo per unire queste due baie tanto simili e tanto diverse da una parte all'altra del mondo. Unirle sulle tecnologie, sull'innovazione, sulla creatività, sull'impresa, su una visione ecocompatibile delle comunità. Del resto questi legami si sono fortemente rinsaldati anche con la visita che ho fatto a San Francisco qualche giorno fa, sulla quale stiamo anche lavorando in vista dell'evento importante di fine ottobre del concerto del Requiem di Verdi. Creare nuove imprese significa puntare sull'innovazione. Puntare sull'innovazione significa puntare sui giovani, e non si fa innovazione se ci si guarda la punta delle scarpe, bisogna guardare all'Europa e al mondo. Il progetto Uniamo le due baie, promosso dall'associazione californiana Campania Felix e dalla Campana Skill Point, è rivolto a giovani laureati, start-up per campani e progettisti che hanno presentato ai potenziali investitori le loro idee. Le prime tre più innovative saranno premiate con una borsa di studio alla Startup School di Mind the Bridge a San Francisco il prossimo autunno. Questa innovazione viene dai persone, e tante di queste persone sono italo-americane che girano lì in America, ossia i giovani che sono fatto una un breve soggiorno in Silicon Valley, in California, vicino a San Francisco, per promuovere nuove idee e mostrare che loro sono capaci di innovare. L'iniziativa si inserisce tra le azioni promozionali di scambi per l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti.